Berlusconi e i quadri. Il lato nascosto di Berlusconi, di Silvio Berlusconi. L'ultima incredibile passione del cavaliere. Uno scoop solo di gente, di questo numero di gente. E sì, perché dovete sapere che il cavaliere era un grande appassionato di quadri. Berlusconi di notte comprava anche 50 quadri per volta. Davanti alle televendite d'arte non resisteva. Erano opere di scarso valore, lo sapeva, rivela Francesco Boni, di cui l'ex premier è stato cliente. Non ho capito bene se si chiamasse Francesco o Franco. A volte lo chiamano Franco, a volte Francesco. È finito tutto in un deposito. A sinistra, Silvio Berlusconi scomparso il 12 giugno scorso, a 86 anni. Visita alla mostra di antiquariato del 2018. Sopra l'ex, nel 2018, scusate, sopra l'ex premier e la compagna Marta Fascina in fondo, nell'hangar che raccoglie le 25.000 opere acquistate dal cavaliere via televendita. Madonna. Avete capito il cavaliere? Guardate che roba. A destra un altro angolo del deposito che si trova vicino ad arco. E qui c'è il grande Boni, quei 20 mosaici. Francesco Boni, 80 anni, critico d'arte e pioniere della vendita, della televendita, di opere in TV. A Berlusconi pochi anni fa ho venduto una ventina di mosaici. Negli ultimi tempi era insonne, comprava arte in blocco, racconta. Franco Bagnasco. Silvio Berlusconi, il più grande mercante di sogni nell'edilizia e di stelle della TV che il nostro paese abbia avuto. Aveva una debolezza, aveva un debole. L'arte modello fast food. Il velo su questa appassionaccia tardiva del cavaliere l'ha sollevato la trasmissione giornalistica Report, parlando di un gigantesco hangar nei pressi di Arcore, dove sono custodite circa 25.000 opere di varia natura che l'uomo, che reinventò la televisione, aveva comprato negli ultimi tempi. Essenzialmente nelle vetrine del piccolo schermo, come quella della New Art di Arzano nel Napoletano, guidata da Giuseppe De Gregorio, che in pochi anni dal canale 136 del digitale terrestre gli ha venduto qualcosa come 5.000 pezzi, compresi divani, porcellane e altre opere. La ciliegina sulla torta è una statua di Silvio in marmo bianco, alta 3 metri, che fa bella mostra di sé in quel capannone lombardo, ora piuttosto ingombrante, soprattutto per il costo di gestione, che si aggirerebbe sugli 800.000 euro l'anno. Contiene un patrimonio catalogato da Lucas Vianini, scusate, giovane commerciante spesso in affari con Berlusconi, che l'amico Vittorio Sgarbi, a suo parere, a pagina 36, ha stimato in 20 milioni di euro. Cose che lui comprava stando sveglio di notte. Erano pezzi di scarso valore,
anche riproduzioni di opere celebri per la stessa cifra. Avrebbe potuto comprarne 100, ma belle. Secondo il conduttore di Report, Siegfried Ranucci, scusate, l'obiettivo di Silvio era diventare il collezionista più importante della storia del nostro paese. Ma è davvero così? L'abbiamo chiesto al decano dei televenditori italiani, il Romano Franco Boni, 80 anni, critico ed esperto che per primo si mise a vendere l'arte in video nell'85, dal bunker della leggendaria Telemarket di Brescia. Vi ricordate la Telemarket? Città dove oggi lavora con il figlio nella società Arte Investimenti. Boni, come fu la prima televendita d'arte italiana? Portai la crocifissione del Gentilini, 70 milioni di lire dell'epoca. Tanti. Credevo di fare solo divulgazione, ma aprirono i centralini e in 15 minuti il quadro prese il volo. Lì iniziò tutto, ma il massimo della popolarità lo raggiunsi quando mi imitò Corrado Guzzanti. Da che cosa ha venduto a Berlusconi? Una ventina di mosaici pochi anni fa di un artista minore che comunque andò anche alla Biennale. Non fuffa. Sono un purista e mi mantengo da sempre su cose di fascia alta. Fu un discreto acquisto per il cavaliere. Fu un discreto acquisto, scusate, per il cavaliere. Disse che li comprò per arredare la villa. Poi seppi che finirono assieme ai 25.000 pezzi in quell'hangar. Lei l'ha conosciuto di persona? Ci siamo sentiti al telefono un paio di volte, altrettanto l'ho incontrato, restando ai convenevoli. Ha ricevuto a casa Alessandro Orlando. Ah, Alessa, ecco che assomigliava a quel tipo. Altra celebre volta delle televendite d'arte notturna, date dal redattore. E altri colleghi, però so che comprava anche cose non autentiche di scuola. Scusate, non c'ho più voce. Non